Prova. Ciao Andrea. Prova, mi sentite? Sì, ciao Vittorio. Ciao. Ciao. Andrea, ci senti? Vittorio. Ciao a tutti. Andrea De Vecchi, ci senti? Vicenza. Ciao a tutti, ciao Vincenza, ciao Vittorio, ciao Laura. Allora, abbiamo Andrea De Vecchi che è nella sede dell'evento che si sta svolgendo anche in presenza e ci fa un piccolo cappello introduttivo. Nel frattempo, so Vincenza che hai un problema con la condivisione del monitor. Vincenza, mi senti? No, ci sto scrivendo che non riesco a sentire, Vincenzo. Tu mi senti correttamente, Vittorio? Sì. Sia Vincenzo che Andrea non ci sentono. E non si sentono. Tu, Vittorio, sentivi quando parlava Andrea De Vecchi? Ah, Penso di ok. sì. No, non so se fosse Andrea. Prima ho sentito una voce comunque. Ah, no, 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 probabilmente ero io. Ah, ok. Allora Non no. riusciamo a sentire i loro microfoni. Non capisco per quale motivo. Vincenzo, Andrea, siete sicuri di avere il microfono attivo? Vincenzo, mi senti? Fammi un cenno. Io comunque ho le slide, eh. Posso Ma ho condividerle paura che volendo. non mi senta neanche. E soprattutto non sentiamo lei. Chiaramente. Ti vuoi scrivere in chat, Vincenza, se hai qualche dubbio? Che io sappia è sempre andato tutto liscio con Zoom. Oggi ci sono 60 iscritti che ci aspettano, ma
Ma perché in Amazon non usiamo Zoom, non siamo pratici. No, vabbè, ma quello non è. Purtroppo non riesce a sentire nulla. Andrea, sono Laura, sto Ciao scrivendo Laura. con Vincenza, ciao. Nel frattempo le ho detto di scollegarsi e ricollegarsi, Infatti io ho il così dubbio di provare a proviamo a chiudere la vedere. riunione e riavviarla. Adesso si ricollega. Ok, vediamo. Scusate, però succede. Oggi diretta web e diretta fisica in presenza. E ci sono un po' di persone che nel frattempo si stanno collegando, continuano a aumentare. Vediamo se Vincenza riesce a ricollegarsi. Nel frattempo, informazioni tecniche per gli spettatori. Come avrete intuito, stiamo cercando di risolvere qualche problema tecnico, ma vi ricordo che nella schermata di Zoom avete la possibilità di chattare con noi, prevalentemente per questioni legate, per questioni tecniche. Queste, per esempio, non sentiamo, immagino non sentiate neanche voi, Vincenza, se per qualcuno la situazione è diversa, vi prego di scriverci in chat. E poi avete una sezione domande e risposte potete scrivere domande rivolte a Vittorio, Vincenza e gli altri speaker di Amazon che ci accompagneranno. Vincenza mi scrive che non riesce a sentire. E Vittorio invece lo senti? Prova a chiedergli. Non riesce a sentire l'audio. No, io vi sento. Sento bene. Io non te la. Non ti sentiamo, Vincenzo. Tu ci senti, Vincenza? Adesso sì. Prova a togliere le cuffie, magari con il microfono e gli altoparlanti del computer, a staccare le cuffie dal computer. Ciao. Oh, benvenuta Vincenza. No, non ti sentiamo più di nuovo. Un attimo ti abbiamo sentita. So cos'era successo. Un attimo, funzionato.
Non so se magari Laura vuole fare lei la parte introduttiva e tu rimani a disposizione in chat. Oh, Perché sì, ci siamo. no, sono io, sono Laura che sto No, ma mi parlando. sembrava che funzionasse anche il microfono di Vincenzo. Prova a parlare. Proviamo un attimo. Vince? Ciao, mi sentite? Sì. Sì. Ok, meno male, perfetto. Scusate, non so cosa sia successo. Buongiorno a tutti. Non c'è problema. Allora, no, non sei stata l'unica ad avere problemi, comunque, perché anche un collega non riusciva a parlare. Ok, benissimo. Allora, ho dato già qualche indicazione tecnica ai ragazzi che sono collegati, che si stanno collegando, riguardo chat e question and answer. Io rimarrò in background per aiutarvi in caso di altri problemi tecnici. E adesso stavo aspettando appunto di risolvere questi. Scusate ai ragazzi che nel frattempo si sono collegati, ma abbiamo avuto modo di riempire l'aula virtuale. Adesso vorrei anche lanciare in diretta LinkedIn l'evento, così abbiamo altre persone che si collegano sugli altri canali, che però ovviamente non potranno utilizzare gli strumenti per interagire con voi. Mi raccomando, ai ragazzi che sono collegati su Zoom, cercate di utilizzare la sezione domande e risposte per le domande rivolte a Vincenzo e Vittorio, perché nel caso in cui non ci fosse tempo per rispondere a tutti, rimangono in memoria e possiamo poi fare in modo che vi rispondano in remoto. Laura, se vuoi disattivare il monitor, rimani in background, a meno che tu non voglia intervenire. Per voi invece, ecco, basta utilizzare il pulsante condividere lo schermo, per presentare le slide. Andrea, ci senti? Prima non ti sentivamo. Andrea, non riusciamo a vedere se parli con la mascherina, però non ti sentiamo. Aspetta, si sta collegando l'audio. Andrea, ci senti? Andiamo su LinkedIn. Non ti sentiamo purtroppo, Andrea. Ok, quindi andiamo avanti. Ci siamo. Adesso metto il webinar su LinkedIn. C'è una barra di avanzamento che inganna sempre, per cui adesso probabilmente sarò già live, ma non lo so. In ogni caso, siamo nell'ambito del Digital Career Days della Sapienza. Oggi, contestualmente all'evento Digital che ospita appunto il webinar di Amazon, siamo anche in presenza all'Università della Sapienza di Roma. Ecco, forse ce l'ho Lascio. fatta. Andrea, mi senti? Oh, alleluia! E No,
No, grazie. Spero non si sia sentito bene tutto quanto, perché ho avuto dei problemi tecnici che non riuscivo a risolvere. Probabilmente adesso l'ho risolti. Benissimo. Vai. Bene, allora dai, visto che siamo anche in presenza, ci tenevo comunque a lanciare il webinar di Amazon, insomma, anche direttamente dalla sede, ecco, di Oggi Siamo in Sapienza per il primo Digital Career Days, che ritorna in presenza appunto dopo il lockdown, la prima fiera che ritorna, insomma, che si propone, come dire, a sfidare la problematicità dell'emergenza sanitaria. Tutto sta procedendo al meglio, quindi siamo felici e orgogliosi. Come siamo stati i primi ad aprile a lanciare il digital, siamo fieri a tornare in questa formula mista, che attraverso la quale poi, insomma, faremo esperienza e troveremo anche le peculiarità per essere sempre più performanti. La presenza è buona, ovviamente stiamo, come dire, rispettando tutte le norme che ci sono state conferite, e ecco, quindi era carino, insomma, lanciare questo importante appuntamento con Amazon Operation e con i vari, e con i referenti che partecipano oggi, proprio per lanciare l'opportunità in questa importantissima azienda. Io sono Andrea, sono il direttore commerciale di Startup. Grazie per la partecipazione, so che siete in tanti, grazie Andrea anche che trasmette da Milano, quindi siamo in più posti in contemporanea. E niente, ascoltiamo Amazon e grazie ancora a tutti per la partecipazione. Sì, ecco, magari ci sarà qualche ragazzo nel chiostro della Sapienza che segue il webinar. Ah, sì, sì, no, qualcuno mi ha chiesto, tra l'altro, mi ha chiesto come si poteva accedere. Poi non riuscivo a accedere io, però vabbè, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Allora, basta bando alle ciance, lasciamo il palco ai protagonisti di Amazon. Io mi metto in background, ci sono altri problemi tecnici, speriamo di no, sono a disposizione. E Vincenza, riesce a condividere le slide? No, sei in muto. Mi sentite innanzitutto? Sì, adesso sì. E allora ho un problema, mi dice host disable participants screen sharing. Ok. Vai, adesso dovresti riuscire. Okay. Serve a qualcun altro condividere le slide oltre a te, Vincenza? E anche a Vittorio. Benissimo. A voi. Non ti sentiamo di nuovo, Vincenza. No. Sta succedendo di nuovo come prima. Prova adesso. No. Se volete posso condividerle. Ok. Sì, sono. No, ma il problema è adesso? Che... Sì, adesso ti sentiamo. Ottimo. Mi sentite adesso? Sì. No. Sì, sì. Sì, mi sentite? Io non sento voi adesso. Va bene, niente, dai, proviamo a iniziare così, Vincenzo, tanto l'importante è adesso sentire te. No, adesso non ti sentiamo più. Non mi senti? Sì e no, vai, vieni. Adesso? Purtroppo devo fare il test tante volte, quando rifaccio il test lì sì che mi funziona.
Ok, adesso dovreste sentirmi. Ok, l'unica cosa che purtroppo quando seleziono questo microfono sento l'eco della mia voce ed è un po' fastidioso. Comunque. Comunque l'importante è che così riuscite a sentirmi. Perfetto. Allora, dunque direi che possiamo iniziare. Allora, buongiorno a tutti. Allora, mi presento innanzitutto. Io sono Vincenza e faccio parte del team di campo. I talenti per i nostri graduate programs e internship programs in operazioni. Ho iniziato appunto il lavoro di aver fatto un master in gestione delle risorse umane e aver precedentemente lavorato presso agenzie di per quanto riguarda il processo di selezione, per quanto riguarda appunto le posizioni di internship e graduate area manager. E il nostro line di operazioni in questo momento appunto in Italia. Allora, dunque, facciamo un overview generale appunto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Dunque, io mi sono già presentata, dunque come vi dicevo appunto Vittorio appunto farà un'introduzione generale sul mondo delle operazioni di Amazon, dopo io appunto vi parlerò appunto del recruitment process e poi ci saranno appunto 10 minuti per rispondere ai vostri dubbi, alle vostre domande, comunque tutto quello di cui possiate aver bisogno. E per prassi normalmente facciamo la presentazione in inglese, dunque Vittorio appunto dopo essersi presentato e appunto effettuerà la presentazione appunto in lingua inglese. Dunque Vittorio, se vuoi cominciare tu. Sì, ciao ragazzi, ciao a tutti, mi presento in italiano e poi dopo andiamo in inglese. E sono Vittorio, un area manager di Amazon. In questo momento sono in connessione dal magazzino di Roma, FCO1, e i magazzini prendono il nome dall'aeroporto più vicino. E ho studiato ingegneria gestionale a Bologna, ho 25 anni e sono in Amazon da circa un anno e mezzo. Ho fatto uno stage, un internship di 6 mesi nelle operation, sempre qua a Roma, e dopodiché l'azienda mi ha offerto una posizione a tempo indeterminato come manager che ho accettato, quindi da ottobre mi occupo di gestire un team di circa 120 persone nel dipartimento di inbound, che è dove riceviamo prevalentemente tutta la merce che poi viene spedita. Quindi questo sono io. Possiamo incominciare la presentazione, la farò in inglese, quindi we can start with our presentation. So what I want to talk about is our vision. So as you know, Jeff Bezos founded Amazon back in 1995, and the goal is to be the most customer-centric company in the world. And how to achieve it? With the three ingredients, which is price, selection, and convenience. And about that, I suggest you, if you want to have a look at a video, you can search it on Google or YouTube, which is The Spinning Wheel. It's a speech that Jeff gave us several years ago, but it's still actual, and pictures really well the strategy of the company, which is to provide a large selection of products at the lower cost possible. And this is, the strength of the company and how it became what it is today. So another important aspect of Amazon is our culture. And our culture is embossed in 14 leadership principles, which are not just a list of statements. It's a set of standards that we, Amazonian, aspire to be every day, and they are integrated in our culture. Usually, employee loves them because they clarify and they guide their behavior. And the way we
measure and regulate, for example, discussion or conflict inside the company. Back when I was an intern, it seems to me just like a list of words, but after several weeks or months, I understand that they are the true essence of the company. Just to give you an example, I'm an area manager and I'm quite strong on a couple of them, like dive deep and customer obsession. And for example, I ended up to being part on a team, which is the DEA, which is not the acronym for the Drug Task Force in the United States, but it stands for Delivery Expectation Accuracy, which is the team that measure how many packages do not reach the final customer in time. And of course, here I have to leverage a lot on my analytical skills, so dive deep, and to be customer oriented, so customer obsession. And of course, also the way our leaders evaluate our performance is somehow related to leadership principle. Even the growth opportunity, both personal and professional, are also measured with those principles. So I know that for someone that is outside the company, maybe it's quite difficult to understand, but I can assure that Amazon has a strong culture based on those leadership principles. Another important aspect of the company, of course, is our affinity groups. So we are a really open company. Our culture is also based on welcoming everyone, despite the color of their skin or their gender. And we have a lot of groups that are designed to foster diversity and inclusion inside and outside also the company. I'll give you an example. When I was an intern, I took place in a workshop in Luxembourg, which was a woman in operation. I asked for it because we discussed how to integrate women in an environment that was mainly male-driven since decades. So, for example, here in operation, the company is putting a lot of efforts, even on the recruiting side, for guarantee a gender equality, for example. And this is something that is not so common in our industry, in my opinion. So we walk our talks in this way. Another things that Amazon is fostering now is sustainability. I will not spend so much words here because I think that is quite famous, the fact that the company signed the climate pledge. So we want to reach the Paris Agreement 10 years earlier than the others. And we are leveraging two main factors, renewable energy by 2030 and net zero carbon by 2040. We will use several technology, solar screen on the rooftop. We will use, for example, eolic power. But of course, we will leverage also other kind of technology that are integrated in our business. For example, transportation will be mainly electrical based in the next year. The company purchased 100,000 electric vans by a startup in the US, which is Riven. So the effort is real, the investment are tangible. So let's talk about for a bit of COVID-19. I experienced it on my skin.
the company here puts a lot of effort because we cannot predict what is unpredictable. So in particular, Italy, that if I am correct, was one of the first country which have been struck by the COVID. We rushed a little bit in order to guarantee the deliveries during this surge of demand. But the first thing that we addressed was safety. So we relay out entirely the fulfillment centers. More than 150 processes have changed. We guaranteed social distancing, 2 meters, face mask for everyone. So this was a huge effort. Only a company like that with a startup mindset have been able to do that in less than a month. And then also we worked on the more supply chain and operational side. We bucketized the inventory into two main groups, the priority goods, the priority ASINs, and those which are not priority. And of course, we want to serve the customer with those goods that were a priority for the moment. And we also leverage our network because we, in operation, we use all the Europe in order to guarantee products to customers. So for example, you can buy in Rome something that is in our house in England. And so we will transship that inventory in Rome in a night or two, and then ship those items to our Italian customer. And of course, this strategy have been pivotal during the COVID. So a huge effort even in supply chain. Of course, we also addressed some other issues. For example, we have to guarantee the fast exit and the fast entering of hundreds of people at the same time inside the FC. And this was a huge challenge. Still today, we are facing some issue doing that. It's not easy. We had a lot of problems for the inventory transfer, as I said before, from a country to another during COVID due to border restriction and so on and so forth. We had problems with machinery because the demand skyrocketed and we faced a bottleneck in our pipelines. And also we worked a lot with experts, with machine learning scientists in order to forecast those goods that we judge priority, for example, face mask, in order to cover up the correct demand for customer. Those are all challenges that we weren't ready to address, but somehow we ended up like winning them. So and of course also the market evaluated the effort the company put, and for example Amazon stocks skyrocketed in the last quarter. So this is something that only few companies, I said before, have been able to do in less than 3 months. So the effort was really, really, really tough, but rewarding at the same time. So let's have a broader look at Amazon operation. In Amazon, we have a strategy. So start for the customer and then work backwards. What does it mean? It means that we are addressing the challenge that our customers want. For example, we want to lower the price of goods. It is a huge challenge. We want to let the customer have the access 24 hours to our packages. We want to deliver for all over the year. We need to track billions of packages every day. So these are all state-of-the-art problems for the logistics, for operation, for supply chain,
for inventory management, for forecasting and for machine learning. And Amazon leverage a good know-how on both of those disciplines, in my opinion. What is really important here is to put the customer at the center. So basically, we are going to follow customer need, and then of course the challenge is there. As I said before, I am in a team that every week look at, let's say, 0.5% of total missed promise ship date, and I'm talking about 1,000 packages out of 10 million, and we want to, and the huge effort is on those 1,000 packages not delivered on time, not on the other 10 millions. And this is a change of mindset in several other business. So let's have a look on logistic value chain. So our value chain is highly integrated. We have the first mile, which is the customer fulfillment center. These are huge warehouses where I'm currently working. We leverage robotic technology. We have thousands and thousands of robots, which are Kivas. And then we also have the middle and the last mile. Here in Italy, we have a footprint of all over these kind of facilities. The thing is that probably, as in the US, we are going to integrate both the downstream and the upper stream. What does it mean? It means that if now we are leveraging several like suppliers, like Bartolini, like DHL, like SDA for the delivery, in several years or months probably, we are going to integrate a lot with our own transportation. So this is a part of the business. This is really skyrocketing. This is growing so fast, and the opportunity here are huge. So in the next slide, we can also see the footprint of Amazon in Italy. We are mainly based in the north of the country, but I'm sure that in few years we will cover up all the country. Just to have a look at the FC, which are the main warehouses where the customer orders are created. We started up with Piacenza in 2011, and then after 6 years, it opened the second one, which is Rome, FC1. And then in less than 3 years, we open up other four fulfillment centers. We are going to open up other in 2021. The last one was Colleferro, that opened yesterday, more than 500 people, 120,000 square meters of facility. So the investment here are currently increasing a lot. The company invested more than $5 billion since the 2010. So, and also, of course, this means opportunities for engineers and for all those who want to make history with this company. Talking about that, I would like also to show quickly how the structure of operations. We have two main business lines: Amazon Logistics, which is the middle and the last mile, and then we have the first piece, which is first mile and middle mile. We start always with associate, with operators, that are those people who make all this possible. And then, of course, we have team leaders, which are, I mean, the left and the right hands of our manager. Then we have our manager, graduate, and expert. The same thing for Amazon Logistics. And then we have also more senior position, like operation manager, senior operation manager, and then we have the head of operation, which are
General Manager for FC and Country Director for the delivery station. The only thing is that the General Manager is managing all the building while the Country Director for delivery station is managing more facility at the same time. But of course, for my experience, operation in general is a really quick business line, also for promotion, why not? But the thing is that it's full of talent people. And this is a really important asset in my opinion, because every day I'm here, I'm working with other colleagues that are really inspirational, and also the leaders, my manager itself, and so on and so forth, are truly inspiring people. And this is something that, in my opinion, should be evaluated when someone like me, after the graduation, have to choose a workplace where to start. All right, thank you. I will let the floor to Vincenza for the recruitment process in Amazon, if you want to make history with us. Thank you for the nice presentation about operations, Vittorio. So just to confirm, can all of you hear me now? Yes? Okay, perfect. Thank you very much for confirming. Okay, perfect. So as I mentioned before, the reason why I'm here today is to give you a general overview regarding the Amazon recruitment process. So if you will decide to apply to our roles, of course you can have an idea about what to expect. So I will let you know as well what happens next. So as soon as we finish this event, you will receive an email. You will receive an email containing a few links to apply to some of our job offers within operations, okay? So basically, if you will be interested in what actually we can offer and you want to apply, basically you will just have to click the link and submit your application together with your updated CV. So once we will receive your application, you will be invited to do a cultural assessment. What is a cultural assessment? It's basically an assessment in which the system will put you in front of specific situations that you could basically live as an area manager, or basically situations that happen every day within operations, okay? So basically, the system will challenge you and will ask you exactly how you will behave in this specific work situation, okay? In order for you as well to have a general idea and a more detailed overview of what you will do if you will work in Amazon operations. So once you will be done with the assessment, what basically you will happen is that as recruiters, we will receive your application together with the score of the assessment. So if your profile matches with the requirement and you got a good score during the assessment, you will be invited to conduct a video interview. The video interview is basically conducted through a platform called HireVue. I don't know if any of you already heard about HireVue. It's basically a platform in which the system as well will ask you questions, okay? So basically what you basically will have to do is to record the answer to these questions, okay? So once you record the answers to the questions, the answers will be received by the recruiter, okay? So the recruiter will evaluate your answers, okay? And if it is positive, you will be invited to the panel interview. The video interview can also be substituted with a normal phone interview, okay? So whenever you feel, for example, more comfortable to maybe speak directly with a recruiter, so have a normal phone screen, you can request to substitute the video interview with a phone interview, okay? So this is as well an option that we can offer to candidates, okay? So if you're successful after the third step, which could be a video or a phone interview, you will be invited to a panel interview, okay? What is the panel interview? It's basically an interview day in which you will have to do three different interviews with three different interviewers. The interviewers this time will not be recruiters, but they will be people from the business. So basically like Vittorio, they could be area managers, they could be operations managers, they could be senior operations managers. And this is as well a really good opportunity for you to ask them as many questions as you want and to deep understand as well what the job is about, okay? So basically, straight away you will have to, you can talk basically directly to them and you will have to
Ask them a lot of questions regarding the job, because these people could basically be your future managers, they could be your future supervisors. So it's very good as well if you get the chance that you get the chance to meet them during the panel interviews, in order for you as well to have a deeper overview about what you're going to do. And of course, if you're successful after the panel interview, you will be receiving straight away a job offer with us. Cool. So right now, I'm sure that you're asking to yourself how you will be assessed. So in Amazon, during the interview process, you will not receive any technical questions. You will not receive any questions mainly related to logistics, supply chain, because the way that we normally use to evaluate candidates is called the behavioral technique. Okay. So basically, you will be assessed with behavioral interviews. What are the behavioral interviews? Are basically a way that we have to assess candidates that prompts on the candidate's past behavior. Okay? So during all the interviews in Amazon, you will be requested to talk about previous experience that happened to you. So basically in your past work experience or in your past academical experience. Okay? Thanks to this kind of questions, we are able to test your analytical skills and other skills that we look for in order to see if you could actually be a fit with our positions, okay? So now let's have a quick look together of what are these behavioral questions are. Okay, so these are just a few examples. Obviously, you will not have these questions asked during the interviews, but it's good to share so that you can have a quick overview about which kind of questions do we ask, okay? So let's read them together. So tell me about a time when you took on something significant outside your area of responsibility. Why was it important and what was the outcome? The second one would be, tell me about a time when you didn't know what to do or how to solve a challenging problem. Then give me an example of a goal you've had that you wish you would have done better. What goal was it and how could you have improved it? So these are examples of behavioral interviews. So behavioral questions that you will be asked during the interviews. And there is a specific technique that you must use in order to answer to this kind of questions, because you have to keep in mind that the interviewer in that moment doesn't know absolutely anything of the situation you are about to describe. So it's very important to be really concise and detailed in order for the interviewer to have all the details in order to evaluate you, okay? For this reason, you will have to use a specific technique to answer to these kind of questions, which is called the STAR methodology. I don't know if any of you already heard about the STAR methodology, but it's basically a way that we use, that you should use in order to answer to the behavioral questions. So Laura, if you could change the slide, maybe we can show them as well. Okay, thank you so much. Okay, what is STAR? STAR stands for situation, task, action, and results. So as soon as you get a behavioral question, in order to start elaborating your answer, first of all, you will have to start describing the situation, okay? So basically the situation you were in, when the situation you're about to describe happened, okay? When did it happen? Where did it happen? What were you doing exactly in the specific situation? In order for the interviewer to have a general background of the situation that you're about to describe, okay? So after you're done describing the situation, you will have to start describing the tasks, okay? So basically, which goal were you working forward? Which were exactly your roles and responsibilities inside a specific situation, okay? That one has to be really, really detailed, because we really want to understand which goal were you working towards and which were exactly your roles and responsibilities inside a specific situation. So after you're done describing the tasks, you will have to start describing the action. So basically, which action did you take in order to address the situation, okay? What did you do in order to solve the challenging problem or in order to face the specific situation you're about to describe? Here in the action, it's very, very important to focus on your individual contribution. So basically, if you're talking about a group project, for example, we don't really need to know what the group did, but we want to know exactly your influence in the group. So you have to focus on your individual contribution. So you have to make the interviewers understand what you did in that specific situation in order to help the group. So always focus on your individual contribution while describing the actions, okay? And finally, you will have to describe at the end the results. So basically, what was the outcome of the situation? What did it happen? And first and mostly, what did you learn? Because the results don't always have to be good results, okay? It could even be a bad result.
it depends to everyone, but we want to understand exactly what did you learn from this experience, so from this situation. So what did you manage to, how did you manage to improve, basically by leaving this situation in your past work experience or academical experience? Because all the behavioral questions should be related to your past work experience or academical experience. We cannot really use examples that happened to you in your personal life. Okay, so always use examples related to your past work experience or academical experience. So the reason why we always use the behavioral interviews is basically because what we want to do is basically to find people that could actually be a fit with our Amazon leadership principles. So basically the principles that Vittorio mentioned. So for example, if you can think about specific situations that happened to you in which, for example, you demonstrated to earn the trust of your colleagues, or a situation in which you really demonstrated to care about your customers, your clients, or a situation in which you really demonstrated to dive deep into data in order to solve a challenging problem, it would be as well much, much appreciated, because what we really look for is people who could be a fit with our Amazon leadership principles, mainly. Okay, so I think that right now we're done with the presentation, so apologize for the technical problems we had at the beginning. So right now it's time to hear your voice, and we would like to receive your questions. So any questions that you might have, operations related or recruitment related, feel free to type it in the chat box. And also in Amazon, we really love receiving feedback in order to improve for the next time. So as well, if you could scan the QR code and send us your feedback regarding today's presentation, it would be as well much appreciated. So thank you very much. Thank you. Vincenza, there is a question. I am graduated control engineer. How can I apply directly? Hi, sorry. I had a problem with the audio. Can you please repeat the question, Laura? Sure. I am a graduate control engineer. How can I apply directly? Yeah, sure. So if you want to apply directly for any job that could attract your attention, what you have to do is to go through our page, which is called Amazon Jobs. So basically here, there you will have basically a window to type the jobs, for example. So if you are interested in any specific area, what you can do basically is to just type your area you are most interested in. And so that in that case, you will have a menu with all the positions available at the moment. So in case you want to apply directly for any roles, you can do it through Amazon Jobs. So amazon.jobs.com. So as well, in the email that we will be sending you, we will be sending you as well the link to apply directly. Thank you, Vincenza. Silvia is asking, quanto tempo prima della laurea è consigliato candidarsi? Ok, allora dipende un po' da quello che state cercando, nel senso che se state cercando una posizione di internship, dunque magari un ruolo di operations internship o comunque un qualsiasi altro tipo di internship, potete comunque candidarvi mentre state studiando. Dunque se siete al secondo anno, al terzo anno di triennale, o anche se state facendo la magistrale e volete fare un internship, potete immediatamente fare l'application senza nessun problema, però dovreste avere 40 ore disponibili alla settimana, perché tutti gli internship che noi offriamo sono appunto full time. Invece, se volete comunque ottenere una posizione di graduate,
Io direi che potreste fare l'application fino a 6 mesi prima della laurea, perché comunque normalmente il processo di selezione è, di solito non è lungo, ma comunque ci mette un po' di tempo. Poi considerando che comunque possiamo anche aspettarvi, nel senso che nel momento in cui superate il panel e avete bisogno di 2 o 3 mesi appunto per laurearvi ed essere completamente disponibili, possiamo aspettarvi. Dunque dipende un po' da quello che state cercando. Nel caso dei graduates io direi di appunto inviarci l'application 6 mesi prima della laurea. Grazie. Will the interview be conducted in Italian or English? Okay, good question. So the interviews will be conducted in both Italian and English, okay? It depends a bit from the interviewer, okay? So for example, there are interviewers who prefer to do the interview fully in Italian and then maybe ask a question in English, okay? And other interviewers who prefer to do it all in English. So you should really be prepared in both languages, because in Amazon, basically, we constantly switch languages while we are talking. So you really need as well to have this capability to switch languages and to be fluent in both local language and English. Christian is also asking, hello, I'm a master's degree in safety engineering. I'm not going to graduate next January. I've seen there is no open position for safety managers. Would those be open? How can I apply? Okay, sure. So this really depends. So we have specific recruitment team focused on specific jobs, basically. So if you're interested in any safety manager roles, so you should constantly basically be checking Amazon jobs, because as soon as there are roles available, you will find them there. So you can check the page constantly. So as soon as the safety manager role that you like is available, you can directly apply. Otherwise, we also have positions which are called health and safety internships. So if you haven't graduated yet and you might be interested in an internship in safety as well, you can apply. So as soon as well the positions will be available, you will find them through Amazon Jobs. Super. Thank you. At the moment, we don't have any questions, but maybe someone wants to ask something to Vittorio about his experience. Let's just wait a couple of minutes. E nel frattempo, rispondo anche una domanda, cioè do la mia opinione su una domanda. Prima è venuto fuori, diciamo, se ancora non sono laureato, posso applicare, eccetera. Questa è stata proprio la mia esperienza, nel senso che io ho fatto 6 mesi di internship, poi ho chiesto praticamente un mese per finire gli ultimi 2 esami e poi partire una volta laureato, comunque solo per discutere la tesi. E c'è stata sicuramente una grandissima disponibilità da parte dell'azienda, quindi anche molti colleghi con cui lavoro tutti i giorni hanno fatto cose simili, quindi sicuramente è un'opzione valida. Grazie Vittorio. C'è un'altra domanda da Sergio. Ciao, volevo chiedere se questi steps per il processo di selezione siano gli stessi per ogni ruolo. Allora, sì, buona domanda. Allora, dipende, nel senso che se voi comunque fate l'application per delle posizioni di graduates, che sia graduate area manager o che sia graduate brand specialist, comunque normalmente il processo è più o meno lo stesso, nel senso che comunque c'è sempre uno screening iniziale che appunto può essere appunto tramite HireVue o tramite phone screen, e poi dovreste sempre fare il panel, la panel interview, che nel caso delle posizioni in operations, appunto come dicevo, consiste in 3 colloqui di 30 minuti ciascuno, dunque di 1 ora e mezza. Ci sono delle posizioni in cui richiedono 4 colloqui di mezz'ora, che dunque un totale di 2 ore, ma comunque di solito il processo è più o meno lo stesso. Ci sono magari delle posizioni magari tecniche in cui si aggiungono magari degli steps addizionali, aggiuntivi, quindi magari se magari volete fare l'application per un ruolo di software development, per esempio, in quel caso dovete fare dei test tecnici, ma proprio perché la posizione è molto tecnica. Però di solito comunque gli steps sono comunque quasi sempre gli stessi. Dunque a volte magari nel caso delle posizioni più tecniche il cultural assessment viene sostituito appunto da un test più tecnico magari. Però comunque il flow è sempre lo stesso per le posizioni di graduate. Quanto tempo prima della laurea è consigliato candidarsi?
Sì, allora, come dicevamo prima, nel caso in cui vogliate appunto ottenere una posizione di graduate, io vi consiglio di farlo 6 mesi prima. Nel caso in cui vogliate appunto ottenere una posizione di internship, potete appunto candidarvi mentre state studiando, dunque nel momento in cui magari siete al secondo, al terzo anno e avete comunque disponibilità di 40 ore alla settimana per appunto svolgere l'internship, potete candidarvi. Però nel caso delle posizioni di graduate dovrebbe essere, io consiglierei 6 mesi prima. Ok, nel frattempo leggo qui che c'è un'altra domanda, quindi magari la leggo a tutti e poi posso rispondere. Oh. Allora, la domanda è, is it possible to apply without being interested in a role specific? Maybe because we don't know what we are able to do. Allora, in questo caso, okay, maybe I should answer in English considering that the question is in English. So, we really suggest you to try to understand as well which area you might like most. So in case you're not really sure about what you really would like to do, but you're really interested in Amazon as a company, my suggestion would be to apply for an internship related to your studies. So for example, if you are graduating in industrial engineering, okay, the position you might want to pursue as an intern is an operations internship role. And then once you are in, you can actually understand if operations is really what you want, or maybe if you are more interested in health and safety, or if you are more interested in retail, because in Amazon, the career path is not only vertical, but it's also horizontal. So in case you always you want to change department, you want to try something new, you always have the opportunity to do so, okay? So starting as an operations intern or an area manager, as Vittorio, doesn't mean that you will be working in operation all your life, for example. You can always change and switch roles and positions. So as soon as there is a new position that you might like, you apply, you will do the internal process for that new position, and you can always try to pursue it without any problems. There are other questions. Were that the main tasks that you do, that you have to do during your internship in operation? And what are the main tasks do you do as a manager? So the tasks as an intern in operations and the tasks as a manager. All right, so we reply. So those are quite significant, different and significant experience. So during the internship, I was project oriented, let's say. More technical. I also write my master degree thesis on the project I've completed during the internship. I don't want to be more technical, something related to conveyors, some machine learning stuff. Overall, really technical project, similar to those that you can do or have during your university experience. While as an area manager, the tasks are quite different. First of all, you are a people manager. So you have to manage at least 50, 60, 100 people and assure, standards, Amazon standards, like the safety one, the quality one, the productivity one. And then, of course, you have also a technical part after usually the shift. But it's not so required. So the core task here, in my opinion, are to run a shift,
and also manage people. While as an intern, it was more project oriented and more technical. Thank you, Vittorio. È possibile mandare un CV spontaneamente senza applicare esattamente per una posizione specifica? Ed è possibile avere anche da laureati uno stage? Allora, sì, come dicevamo prima, in realtà quello che dovreste fare prima appunto di decidere di inviare la candidatura sarebbe quello appunto di scegliere un path che più o meno possa interessarvi. Dunque io comunque vi consiglierei di scegliere magari un internship che sia comunque in un certo modo relativo al vostro percorso di studio, ok? Dunque comunque se avete studiato magari ingegneria gestionale, magari più specifico magari per quanto riguarda la produzione, in questo caso potreste appunto fare l'application per un internship in operations. Poi comunque nel caso in cui dovreste appunto rendervi conto che operations non è quello che state cercando e volete comunque provare un altro dipartimento, comunque cercare di ottenere un'altra posizione in Amazon, potete farlo, potete comunque sempre una volta che appunto siete appunto nell'azienda e ottenere un ruolo diverso magari in retail o in marketing o comunque in qualsiasi dipartimento che possa interessarvi di più, perché appunto il career path non è solamente appunto verticale ma è anche orizzontale, dunque in Amazon avete sempre comunque la possibilità di muovervi e di cambiare appunto di dipartimento. Invece nel caso in cui vogliate appunto svolgere un internship una volta laureati, possiamo farlo nel senso che c'è una possibilità di poter attivare l'internship non più con l'università ma con il CPI, che è il centro per l'impiego. Dunque nel caso in cui vi siete appena laureati, non avete esperienza lavorativa e preferite svolgere un internship prima di ottenere un ruolo di graduate, si può fare, possiamo comunque cercare una soluzione in modo da farvi entrare come internship, in questo caso tramite il centro per l'impiego. Ci sono dei requisiti particolari per poter partecipare all'internship? La candidatura è sempre aperta? Allora, ci sono delle seasons in particolare, dunque che normalmente le internship season iniziano con appunto l'anno accademico dell'università. Dunque in questo momento stiamo reclutando interns per gennaio 2021. Dunque le selezioni sono già aperte, stiamo già reclutando interns che però inizieranno a gennaio 2021. E adesso per via della pandemia che stiamo vivendo non sappiamo ancora se l'internship sarà svolto in maniera virtuale, visto che abbiamo anche sviluppato un programma di internship virtuale in modo da garantire la sicurezza dei nostri interns, oppure potrà essere svolto in maniera normale, dunque in situ, ma non sappiamo ancora, bisognerà vedere insomma come evolve la situazione Covid, se sarà appunto in situ o se sarà virtuale. Nel caso in cui sarà virtuale, comunque avrete appunto tutti gli strumenti necessari appunto per imparare e appunto per poi ottenere un ruolo di grado una volta completato l'internship. Però sì, le selezioni sono aperte in questo momento. Grazie. Sergio chiede: ciao, sono un studente di ingegneria informatica, ho intrapreso il mio percorso di tesi che si concluderà a gennaio. Ho fatto un'application per un software development intern da un po'. Quali sono le tempistiche per ricevere un riscontro? Riceverò un riscontro anche in caso venissi scartato? Grazie anticipatamente. Ok, perfetto. Sì, esatto. Allora, come dicevo, ci sono comunque diversi team, ok? Io in questo caso mi occupo comunque delle recruitment di operations. Per quanto riguarda invece le posizioni di software development, c'è un altro team di recruiters che si occupa appunto della posizione, in questo caso di software development. E sì, la risposta è che dovreste ricevere un feedback nel caso in cui sia positivo o comunque negativo. Dovreste ricevere comunque un'email in cui appunto vi informano come andrete avanti poi nel processo. Vi consiglio comunque a volte di controllare anche la posta indesiderata, perché a volte non sappiamo perché, ma le nostre email finiscono lì. Dunque, se vedete che magari non ricevete una risposta, ci sono due opzioni. Potreste scrivere al recruiter chiedendo appunto un update per quanto riguarda il processo di selezione, e poi vi consiglierei anche di controllare la posta indesiderata, perché ultimamente non sappiamo perché, ma alcune risposte, alcuni feedback finiscono lì. Però la risposta è sì, dovreste ricevere un feedback. Grazie ancora. Ultima domanda, almeno per adesso c'è una sola domanda. Aisa chiede, is asking, if we know only one language, that is English, it is okay to be eligible?
Okay, so in this case, there are some positions for which you can apply even if you only speak English. So these positions are mainly related to retail, okay? It's not really possible apply for a purely in operations if you don't speak the local language, and then we will explain why. So Vittorio as well can give you more details, but a big part of the job consists in interacting with associates, okay? So associates, which are really, really important for us, the majority of the times only speak the local language, okay? So that's the main reason why we require to speak the local language in order to apply for a job in operations, okay? In case you only speak English and you're interested in operation, it's totally fine, but in this case you will have to apply to a country in which the local language is also English. So like, for example, UK, or US and so on. So, but for example, if you're interested in operations and you want to apply for Italy or Spain or France, you need to speak the local language. Else, if you still want to work in Italy, but you don't speak Italian, it's not a problem. You can try to find jobs related to retail, marketing, that don't require the knowledge of the local language. Super. Altra domanda da Simone. Salve, è possibile effettuare domanda per un internship quando si è già laureati oppure bisogna candidarsi direttamente per una posizione specifica? Sì, allora, una volta laureati è possibile appunto svolgere l'internship, ma in questo caso l'internship lo dovremmo attivare con il centro per l'impiego e non più con l'università. Dunque, nel caso in cui vi siete appena laureati e preferite appunto iniziare con un internship, si può fare, ci sarebbe questa opzione, ma bisognerebbe attivare l'internship con il centro per l'impiego. Però sì, è possibile. Per il momento non abbiamo altre domande. È arrivata un'altra da Romina. Ciao, sono una nuova laureata, neolaureata in economia e management. Circa 2 mesi fa ho inviato una candidatura in graduate responsabile di produzione, leadership program, ed effettuato l'assessment. La candidatura risulta ancora non attiva e non ho mai ricevuto una risposta, neanche in spam. Quanto tempo bisogna attendere mediamente per ottenere una risposta? Grazie. Ok, perfetto. Allora, in questo caso dovremmo appunto valutare la situazione specifica per capire un attimo cosa è successo e come mai non ha ricevuto ancora una risposta. Mi sembra di aver capito che lei abbia fatto appunto l'application e che abbia appunto già svolto appunto il cultural assessment. In quel momento dovrebbe aver ricevuto una risposta. Comunque, dovremmo appunto valutare il caso specifico. Dunque, quello che potremmo fare... allora, lei magari può scrivermi una mail o comunque contattarmi su LinkedIn, mi dà appunto il suo nome completo in modo che io possa controllare il sistema, capire un attimo come mai non ha ancora ricevuto un feedback e posso appunto dirle un attimo come procedere per il processo di selezione. Poi comunque possiamo sentirci poi dopo l'evento in modo da capire un attimo come continuerà. Ok, io non vedo altre domande, penso che potremmo anche concludere questo webinar. Massimiliano, Andrea? Ci siete? Penso allora che possiamo concludere questo webinar. Grazie mille. C'è un'ultima domanda. Amazon assume anche persone con esperienza? Certo, sì, la risposta è assolutamente sì, ci sono vari ruoli, appunto noi comunque, avendo appunto aderito a questo webinar con la Sapienza, dunque sappiamo che comunque la maggior parte del pubblico, tra virgolette, è comunque un graduate che cerca sia posizioni di internship che posizioni di graduate, abbiamo parlato soprattutto delle posizioni appunto di graduate o di internship proprio per via appunto del target dell'Università della Sapienza, ma comunque ovviamente assumiamo anche gente con esperienza, da 0 anni di esperienza fino a 10 anni di esperienza. Dunque anche in Amazon Jobs trovate anche appunto tutte le posizioni disponibili, anche in base al livello di seniority. Dunque magari se lei per esempio ha 3 anni di esperienza, dunque comunque sta cercando un ruolo e magari con più...
in cui si richiede appunto più esperienza, tramite Amazon Jobs può comunque cercare il ruolo che più le interessa e comunque inviarci l'application. Bene, penso che possiamo allora chiudere questo webinar. Grazie a tutti di aver partecipato. E grazie Vincenzo e a Vittorio, veramente. Grazie a voi ragazzi per questa opportunità.